Uno studente su cinque lascia dopo la licenza media, questo è il dato dell'Istat per la regione Campania, dove le percentuali di dispersione scolastica sono superiori rispetto al tasso nazionale. La Campania infatti è quarta nella classifica delle regioni italiane con le più alte percentuali di dispersione di studenti al termine delle medie inferiori. Il fenomeno registra comunque una minima flessione rispetto all'anno precedente. L'Istat, in base ai dati elaborati nel 2011, parla di un tasso di abbandono scolastico del 22%. Un punto in meno rispetto all'anno precedente. Ad abbandonare i banchi di scuola soprattutto i maschi, per loro si registra un 22,5%, dato preoccupante anche per le femmine con il 21,4% che sceglie di terminare gli studi anzitempo. Tra i principali fattori che spingono i giovani della Campania e più in generale del Sud ad abbandonare la scuola, il disagio sociale e la necessità di trovare al più presto lavoro per dar man forte al bilancio familiare. Un altro dato negativo per la Campania, sempre per la scuola, è il rischio sismico per il 60% del patrimonio edilizio scolastico della regione. Solo l'8,4% risulta costruito secondo criteri antisismici, nel 31,1% è stata effettuata la verifica di vulnerabilità antisismica a fronte di un 100% di edifici posti in area a rischio sismico. Ci sono 4.608 scuole e 259 ospedali localizzati in zone a rischio sismico e circa la metà ha avuto un aumento nella classe sismica. Il rapporto è diffuso da Francesco Peduto, presidente dei geologi della Campania, che lancia un accorato appello alle istituzioni per dare una legislazione seria e precisa sulla sicurezza dei fabbricati. La strada da percorrere per il mondo dell'istruzione è ancora lunga e gli esami non finiranno mai.